Parliamo di Mezzogiorno al Sud Italia dove manca sia una digitalizzazione più avanzata sia l'occupazione giovanile che i minimi storici. Il governo ha scelto di finanziare per i prossimi dieci anni con 8,5 miliardi misure per rigenerare i comuni. Che cosa significa? Costruire scuole, parchi, centri polifunzionali culturali, sportivi, riqualificare edifici fatiscenti. Sappiamo che il rifiuto chiama altro rifiuto, il vetro rotto chiama un altro vetro rotto. Se invece noi investiamo con queste misure possiamo uh, ottenere dei risultati. Ci sono 10 milioni, per esempio, per il comune di Torre del Greco se fa domande, domanda entro il 4 giugno. Premo il decreto Rigenera Comuni, quanto può aiutare le nostre realtà urbane. Ma tanto, noi abbiamo presentato per esempio in Consiglio Comunale già due proposte. Una è uh, un parco uh, ur urbano al centro della città dove c'è la Santissima Trinità, si può recuperare uno spazio che è in una fase di degrado e un boschetto all'interno di quell'area. Abbiamo presentato un'idea un di un centro policulturale all'ex prefettura e questo è, per questo ci vuole visione ma anche una nuova generazione politica. Che sappia mettere in cantiere dei progetti dove le risorse per una volta nella storia ci sono, ma mancano le idee e i progetti delle amministrazioni. Entro quando la nostra città potrà accedere a questo Rigenera Comuni? Se presenta domanda entro il 4 giugno, naturalmente i fondi arriveranno per il 2021, ma ci sono anche i fondi per il 2022, per il 2023, fino a 8,5 miliardi. Eh, ci vuole, ripeto, una visione, una capacità di, di, di avere eh, delle idee che riqualificano la città. Perché sembra così difficile per la nostra città puntare proprio su questo patrimonio? Non c'è eh, la cultura della progettazione, eh, c'è una, eh, una scarsa. Una pubblica amministrazione in affanno, questo perché negli anni eh, è vero che ci sono stati degli, dei tagli, ma anche abbiamo avuto una pubblica amministrazione locale inerte nel, diciamo, nel riqualificare e nell'assumere. Eh, basta pensare che il comune si è affidato al bando della regione Campania, poteva fare dei bandi più veloci eh, locali e assumere più velocemente il personale. Perché le misure oggi per il turno 9 sono sbloccate: si possono assumere, si possono assumere. Fare le risorse. E invece in questo caso uh, le cose sono andate molto a rilento. Uh, C'è un ulteriore investimento proprio per mettere in cantiere le misure del PNR sulla Pubblica Amministrazione. Si faranno delle call veloci per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Ci sarà possibilità. Se Abbiamo una classe politica lungimirante che abbia la capacità di visione, di trasformazione della città e sia collegata con i fondi nazionali, con i fondi europei, non ragioni in termini strettamente localistici per cui poi non prende le opportunità che ci sono tutti intorno.